Nuova puntata di Chef in Cucina, ovviamente dedicata al gusto, al buon gusto, al nostro meraviglioso Abruzzo, realizzata dal nostro chef Marco Caldora. Sì, eccoci qua di nuovo anche oggi, dalla Costa dei Trabocchi. Ma quanto è bella questa Costa dei Trabocchi? Io lo dico sempre, e a volte penso forse di essere noiosa, ripetitiva, ma che dire, quello che ci trasmette emozioni non possiamo evitare di manifestarlo e di palesarlo, perché veramente oggi, arrivando qui, giornata invernale, sole meraviglioso, un mare pazzesco, colori bellissimi, poi entri qui e il nostro chef ti valorizza questo territorio attraverso i suoi piatti, ma insomma, che bello, poesia. La nostra mission. È vero, la vostra mission. Va bene. Senti, Jennifer, oggi usiamo un pesce, sai, mi piace sempre usare pesci poveri, pesci semplici. Sì. Oggi usiamo un pesce particolare, semplicissimo, che troviamo sempre in pescheria. In questo caso sono un po' più grandi, perché è un pesce molto usato per la frittura. Quando sono più grandi così, viene usato per le zuppe o per fare arrosto. Questo è volgarmente chiamato sbano. Lo sbano non è altro che il fratello povero del merluzzo. Ma perché povero, chef? Perché costa di meno della metà del merluzzo. Addirittura. Però come carni non ha nulla da invidiare. Costerà sulle 4-5 euro il chilo. Ma a carni bianche, carni da merluzzo identiche. È comunque un pesce locale, pesca locale. Come no, un pesce di Paranza, un pesce di Paranza. Pesce sbano. Il nome italiano è musdea. Però se dico musdea, no, anche forse i pescatori non sanno cosa sia. Quindi è conosciuto come sbano. Chissà perché lo hanno chiamato sbano, sarei curiosa. Indaga, chef, fra i pescatori, e poi mi fai sapere, magari lo diciamo anche nostri telespettatori. Il merluzzo è più panciuto, però vedi, sia la pelle sia la testa, si assomiglia molto anche la testa, Sì, è vero. Proprio bello. E oggi facciamo una polpettina. Lo facciamo appunto con le sbane e una crema di ceci. Ok. Bene. E quindi abbiamo bisogno nient'altro che di 4-5 sbane, dipende dalla grandezza. Ok. Abbiamo bisogno di aglio, prezzemolo. In questo caso, per fare la polpettina, metto un po' di formaggio, metto un po' di formaggio rigatino, che è un formaggio semplice. Delicato. Molto delicato, che ha anche delle patate all'interno. Nel rigatino ci sono le patate? Sì. Veramente? Ah, questa cosa mi annuova, chef, davvero. Sì. E poi mettiamo giusto un cucchiaino di fecola di patate. Però non ha tantissime spine questo pesce, chef. Vedo che è facile. Facilmente. Come il merluzzo. Ma dai. Giustamente, una volta che sfilettiamo, come dico sempre, continuiamo a sfilettare. Non buttiamo mai le teste, le lische, che ci facciamo i fumetti. Facciamo i nostri fumetti. Che sono veramente preziosissimi in cucina. I nostri ristretti. Sono veramente preziosi per dare sapore. Incredibile. Allora, chef. Ok, abbiamo sfilettato. Abbiamo sfilettato, adesso che si fa? Facciamo tipo una tartarina. Andiamo a fare bello a pezzettini piccolini. Beh, ovviamente ricordiamo che stiamo realizzando delle polpette alle quali andremo ad aggiungere, abbiamo detto, del rigatino, un cucchiaio di albume d'uovo, okay, che mi serve da legante, sì, un po' di fecola di patate. Perfetto. e prezzemolo. Poi lì vedo anche dei ceci, chef. I ceci là abbiamo preso i ceci, tenuto una notte a mollo, li abbiamo poi cucinati, come si fa, nella pentola per bolliti, ecco, sì, con un rametto di lessati, con un rametto di rosmarino. Dopodiché li abbiamo frullati con la loro acqua di cottura. Perfetto, quindi abbiamo una cremina di ceci molto molto semplice. Sì, molto semplice. Anche molto versatile. Questo è un piatto che a me piace tanto, perché spesso io ho una cremina di ceci così, aggiungo due crostini e abbiamo fatto il pranzo. Hai fatto un piatto, sì. Sì. Ecco la nostra polpa di pesce. E adesso andiamo a realizzare proprio le polpette, aggiungendo altri ingredienti. Quindi iniziamo con un po' di sale. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. Un po' di pepe.
Il rigatino, ed oggi ho scoperto che è un formaggio con all'interno anche della patata, sì. Non lo sapevo. Ecco qua. Una puntina di fecola di patate. Sì, questo ovviamente per amalgamare. Per amalgamare e per renderla morbida. Ok. E l'albume. Un po' d'albume d'uovo. Non tantissimo, vero? No, in base alla quantità ci regoliamo. Ci regoliamo ad occhio. Un po' di prezzemolo. È sempre di semplice, tutto qua. E poi ovviamente queste polpettine andranno fritte, vero? Andranno fritte, esatto. Ecco, per chi non volesse friggere si possono anche cuocere al forno volendo, giusto? Farla al forno, però è più indicato in quel caso fare una seconda panatura con del pane tipo crocchetta, con del pane grattugiato, per evitare che poi si asciughi troppo. Ok. Beh, devo dire, la consistenza mi sembra proprio giusta. Sì. Siamo stati fortunati. No, sei bravo. Sei bravo, chef. Oramai hai le dosi nelle mani. Ma tante volte è vero, guarda. È proprio tante così. Volte... Non è facile dare la dose di un piatto. E così può variare così tanto dall'umidità dell'ambiente, da tante, c'è un greppo invece di 50 grammi c'è forse ce ne vuole 60. Sì, infatti, ma infatti guarda, era una riflessione che stavo facendo proprio qualche giorno fa, perché ho fatto i fritti di Natale, i famosi cacionetti, no? Perché non avevo avuto tempo di farli a Natale, però per me insomma era importante farli. Ti mancava qualcosa? Esatto, era come se non fosse stato Natale, veramente, chef, perché insomma proprio quel sapore mi ricorda la mia infanzia. Insomma, mi sono messa a fare questi cacioni e devo dire che riesco a fare una massa di tutto rispetto, però se io dovessi dirti quanto ne metto, io non peso mai niente, vado sempre ad occhio e poi ovviamente mi avanza la massa che la riutilizzo. Questo per dire che veramente non è facile a volte riuscire a dare la dose di un qualcosa. Infatti. Ci sono delle cose che veramente... No, ma è vero. Non, si dà una, poi tante volte anche questioni di gusti, di... Infatti. Ora cominciamo a mangiare. Si parte. Sì. Questo è olio di arachidi, vero chef? Ovviamente tanto olio. Fare una buona frittura. Tempo di cottura, chef, breve, vero? Brevissimo. Vedo che non scoppiano, come mai? Perché sei scappato. Sono offeso. Mazza che bel colore. A me piace lasciarle un pochino più morbide al centro, Non troppo cotte. Questo è... Chef, noi le abbiamo chiamate polpettine, ma secondo me sono delle crocchette di sbano, sono bellissime. No, a me queste cose mi piacciono molto perché sono veramente... Questo è anche un piatto di street food, chef. Sì, piace molto che sono cose semplici, cose che fanno parte del nostro DNA, di chi mangiava i granchietti sugli scogli, di chi si mangiava i salippici, che sono quei gamberetti crudi, sì, che si pescavano con la retina a mo' di trabocco, perché una rete fatta con quattro... E non succedeva tipo niente. Tipo ombrello, capito? Se oggi se mangiassimo del pesce crudo, insomma, veramente non lo faremmo mai, perché ovviamente abbiamo una cultura diversa, ricordiamolo sempre, il pesce, insomma, per essere mangiato crudo deve essere abbattuto, ma una volta lo faceva e non succedeva niente. Sono ricordi di infanzia che chi non l'ha vissuto non può ricordare, come mangiare le cozze direttamente sullo scoglio. Ma non era rischioso, chef? Cavoli! Sono arrivato a 44-45 anni e ne mi sono morto. E oramai hai fatto gli anticorpi. Però non è mai successo niente. Però ecco, questo non vuol dire che adesso dobbiamo andare tutti quanti. Ma perché semplicemente una volta non si sapeva, quindi magari si rischiava con una certa inconsapevolezza, e oggi sappiamo e quindi ovviamente dobbiamo prendere le dovute precauzioni. Anche io dico a mio figlio Kevin che non deve mangiare la salsiccia cruda, perché è una cosa che non si fa, non si deve assolutamente fare. Le carni di maiale, ho dovuto pollo, mettergli coniglio. Paura perché lui continuava a mangiarla. Allora, guarda Jennifer, mondiamo il piatto, mettiamo questa cremina di ceci.
semplice, senza aggiungere niente proprio. Anche perché qui abbiamo il fritto, quindi andare ad aggiungere altro forse sarebbe anche troppo. Ma quanto profumano queste polpettine? Poi, come Antonio spegne la telecamera, te lo faccio assaggiare. Va bene, chef. Devo riniziare ad assaggiare i piatti. Una volta lo facevi. Una volta lo facevo, sì. Cioè, una volta, non è che adesso non lo faccio, lo faccio a telecamera spenta. Quanto è bello, chef. Buona. Wow. E ci fermiamo così. Perfetto. Questa è l'eleganza della semplicità. Proprio sì. Non ci mettiamo più niente. Quando più andiamo, adesso andiamo a, è inutile andare ad aggiungere altre cose, esatto. Perché questo deve essere così. Un esatto. Deve essere. Poi il fritto è così. Crocchetta e intingolo. Perfetto. Questo è un piatto perfetto per far mangiare pesce e ceci ai bambini. Sì. Proprio perfetto per loro, quindi rifatelo a casa, fatelo per i vostri bambini e ovviamente continuate a seguirci perché noi ogni giorno abbiamo tante ricette nuove, tutte per voi. Vi aspettiamo su Rete 8 tutti i giorni e ovviamente anche sulle nostre pagine social. A domani. Seguiteci sempre. Le cipolle hanno forti proprietà anti-ipertensive, in più abbassano i livelli del colesterolo e la glicemia. Quando possiamo scegliere, ancora meglio la cipolla rossa, che è molto più ricca delle proprietà antiossidanti rispetto alla cipolla bianca.